a giocare? No, io resto qui. E restateci anche voi. Tra poco ci sono i ragazzi di Padre Tobì. Rosa, rose, rose, ma com'è difficile il latino. Chi mi aiuta a fare la lezione sulla prima declinazione? Io, io. Pane e ciliegie, avanti coraggio, avanti coraggio, chi mette il formaggio? Io, 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 io. C'è un film che mi piace, che cavalli, pistoleri e gli sceriffi, ma non posso venire, chi mi presta 100 lire? Io, 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 io. Fuori al cancello della villa. Mezzanotte meno un quarto. Io sarò lì ad aspettare. Ehi, ce l'hai l'orologio? No, ma me lo faccio imprestare. Bene, bravo. Fai tutto come ti ho detto. In 4 e 48 ci si sbriga e ci mettiamo al sicuro, eh? E i soldi? Domattina. Pasquale è come una banca. Tutti presenti allo sportello e io pago. Chiaro? Avanti. Serve qualcosa? Sì, sì, le scarpe. Quelle che ci ha regalato la signora Pasqualini. Le voglio dare a quel disoccupato che è venuto poco fa, ma non le ho trovate. Certo, non ci sono più. Non ci sono più. Le avete regalate a Martino il muratore. State sempre a dar via roba e poi non vi ricordate mai niente. Quelle scarpe andavano bene a me e non me le avete date. Invece a Martino gli vanno larghe. È vero, le ho già date via, ma... E ora come si fa? Gliel'ho promesse. Voi promettete sempre a tutti. Sai cosa facciamo? Quando viene, gli regali le mie. Le vostre? Sì. Ma se ne avete un paio sole. Ma come un paio sole? E quelle che mi hanno regalato i ragazzi per il compleanno? Non ci sono più. Le avete regalate a me, che ero senza. Eccole. O mi volete mandare scalzo? Ma no, no, ci mancherebbe altro. Allora lo sai che cosa devi fare? Quando viene quel... Come si chiama? Ah, Salvi, ecco, quando viene Salvi, lo mandi alla calzoleria De Stefani a nome mio. Pagherò io. Ah. E i soldi? Ma li troveremo. Pensi sempre ai soldi, tu.
E voi non ci pensate mai. Magari fosse possibile. Ah, senti, Giacinto, i ragazzi sono in palestra. Da 3 ore. Quelli arrivano sempre più presto. Bene, digli che mi aspettino. Ho una buona notizia per loro. Corro. Pausa, ragazzi. Finalmente. Finalmente. E caramelle per chi la vuole. A me. Una. Ce ne diventa. Sono tutte uguali. Dammelo. Non la voglio. Ma sono tuoi quei pantaloni? Perché? Beh, ti scorci le gambe o ti allunghi i pantaloni. Proprio così. Si vede che sono cresciuto. E fa crescere anche loro. Quando viene padre Tobia gli dico se ci insegna un colpo. L'ho visto ieri in un film di 0017. Un colpo super. L'avversario, largo ragazzi. L'avversario sta alle spalle e sembra che tu nemmeno lo pensi. Poi scatti, lo afferri, lo fai decollare e te lo riposti davanti ai piedi. È un linguaggio un po' strano quello di Rino. Buongiorno padre. Buongiorno. Se ho capito bene, si tratta del Taiyotoshi laterale. Bene, vediamo un po' chi potrebbe decollare. Venga. Lallo. Io? Sì. Ecco, tieni le gambe leggermente divaricate e preparati alla presa come nell'Ippon Seonage. Sei pronto? Saluto. Era questo il tuo colpo super? Proprio questo, padre. Come ha detto che si chiama? Taiyotoshi laterale. Ma è questione di tempo, ma fra un mese eseguirete questo colpo molto meglio di me. A proposito, come sta, zia Beth? Meglio, grazie, sei già alzata. Bene, portali i miei auguri, eh. Ascoltate, ragazzi. Ci ha scritto un amico. Non lo conosciamo, ma è certo un amico. Ci manda un assegno di 100.000 lire. 100.000 tonde. Bene. Forse è venuto il momento di acquistare un televisore. Sì, sì, un televisore. Bene, e se padre Agostino è d'accordo possiamo comprarlo in settimana. Bene, naturalmente chi non ha un televisore a casa potrà venire qui quando vorrà. Ma non bastano 100.000 lire. Per un apparecchio buono ce ne vogliono quasi il doppio. Proprio così. Ma davvero? Io conosco uno che fa lo sconto. E ce lo darebbe per 100.000? Beh, questo non lo so. Ma glielo posso chiedere. Oh, bravo Gianni, senti, facci oggi stesso. Un apparecchio grande, solido e con l'immagine nitida, eh? Le scarpe, Giacinto? E con tutti i canali. Come? Sono due. E allora fatevene dare 3. Un canale di riserva. Non si sa mai. Padre Tobia? Sì. C'è la signora Chiara di là. Ah, va bene, vengo. Direi di riprovare il Taiyotoshi, sì, d'accordo? Sì. Io il coccodè dell'uovo lo riconosco lontano un miglio. È come se ci parlassi con le galline. E quella, la bigiona, l'aveva fatto di certo. Però quando sono arrivata... Subito dopo il coccodè. Beh, il tempo di scendere le scale. Sono arrivata nell'orto e ho visto una bigiona accovacciata vicino alla siepe. Nell'orto della parrocchia? Certo, ero passata di là. Di qua, voglio dire, nell'orto vostro. Ho cercato l'uovo, ma non c'era più. Si vede che avete sbagliato coccodè. Chissà che voleva dire la gallina. No. Per vostra regola non ho sbagliato mai un coccodè in vita mia. L'uovo c'era, ma qualcuno è arrivato prima di me. È la terza volta questa settimana. Va bene, faremo in modo che non succeda più. E intanto...
tanto, io ci rimetto una frittata. Ringraziate Dio che non ci avete rimesso la gallina. È lei, padre, che rovina i pomodori. Lei... Non lei, lei. Lei la gallina. Altro che gallina. È una macchina scavatrice. Un becco lungo così. Ma che dice? I pomodori li ha rovinati lui perché non li ha mai innaffiati. L'ho visto io che non li ha mai innaffiati. Ma bene, basta così, basta così. Vi farò rimborsare le uova. E d'ora in avanti non... Ugusuna, casacco, cososa, casagra, casalve, casè. Poverina. Arrivederci, signora Chiara. Ha detto arrivederci. Oh, arrivederci. Allora, qual è questa cosa grave? Siedi, Chris. A Villa Fiordaliso sono andata a prendere i fiori, ho sentito un discorso. Loro non mi hanno visto, ma io ho sentito tutto. Ma loro chi? Salvatore è un altro, non lo conosco. Allora, che discorso hai sentito? Che stanotte vanno a rubare, Salvatore insieme a quell'altro, si sono messi d'accordo. A Villa Fiordaliso un quarto e mezzanotte, hanno detto. Sei certa di non sbagliarti, di aver sentito bene? Sì, è quello che stava con lui. Con lui era un omaggio di quelli che fanno paura. Va bene, vedrò quello che si può fare. Ma intanto tu non raccontare a nessuno quello che hai sentito. Nemmeno la mamma. Ma la mamma sì, naturalmente, ma a nessun altro. Dobbiamo aiutare Salvatore, è un nostro amico. Ma se diventa come i ladri? Appunto, dobbiamo fare in modo che non lo diventi. Beh, io vado a cercarlo. E tu torna a casa. Se avrò bisogno di te ti farò chiamare, eh? Uffa, finalmente se n'è andata. Ma chi, Chris? No, la signora Cocode? Ah, di ai ragazzi che mi aspettino. E anche tu resta qui perché forse avrò bisogno di voi. Ma è successo qualcosa? No, non ancora. Ma forse potrebbe accadere. Aspettami qui. Cocode? Io cos'è il tenore di vita? È un tenore schiappone che vuol fare gli acuti e non ha nemmeno un po' di voce. Invece di venirsi a comprare i vestiti da me per 4 soldi, la gente va a cercare i miei vestiti nuovi. Fanno un debito, ma vogliono il vestito nuovo. Come se dopo un mese che lo porti anche il vestito nuovo non diventasse usato. È giusto? O no? Almeno la roba vecchia non si sciupa. Ma che? Non c'è nessuno che lo capisce. Nessuno. In 3 settimane ho venduto un paio di bretelle. Di domenica. Perché gli altri negozi erano chiusi. E se non avevo un po' di pensione, non si mangiava più né io né te. Sì, ho capito, vuoi l'insalata, eh? Adesso te la vado a prendere. Ma costa un occhio anche quella, lo sai? Un chilo di insalata costa quanto una camicia usata. Sì, lo so, le camicie usate sono buone da mangiare. Ne ho più di 100, ma non ne compra nessuno. Oh? Sì. Ah, padre Tobia? Ah, venga, venga. Buonasera, nonno Migio. Sto cercando suo nipote Salvatore. Ma chissà dov'è quello scavezzacollo, è sempre in giro. E sono passato da casa, ma non c'era nessuno. E per forza, la madre lavora fino a tardi. Quando uno sciacqua i piatti in un ristorante e continua a sciacquarli finché la gente mangia. Sì, lo so. Però io ho urgenza di parlare a Salvatore. Se capitasse qui, lo avverta. Perché? È successo qualche cosa? No, 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 niente di particolare. Ma devo vederlo per una cosa urgente. Va bene, se lo vedo, lo avverto. Ma se potessi sapere di che si tratta... Una questione tra noi. Per
Per la palestra, ecco. Ah. E dobbiamo risolverla in serata. Va bene, se io lo vedo, lo avverto. Bene, grazie. Ci conto, non lo meglio, eh. Grazie, buonasera. Buonasera, padre, buonasera. Quell'altro, quello che sta sempre con lui. Filiberto, non so nemmeno dove abita. Lo so io che gli farei a quei due. Una bella vanga e giù. Nell'orto. Padre Tobias. Ho bisogno di voi, ragazzi. Naturalmente chi può. Devo parlare al più presto possibile con Salvatore. Se lo trovate, accompagnatelo qui. Anche se lui non volesse venire. Come si fa? Beh, con un po' di energia. Questo è uno dei casi in cui il judo può servire, ma senza esagerare, mi raccomando. Cercate di convincerlo e se poi non fosse proprio possibile, avvertitemi, magari telefonate, me la vedrò io, eh? Ma si sa dove sta? Bravo, se lo sapessi che bisogno ci sarebbe di mandarvi tutti in giro. Beh, occorre cercarlo, io penso che sia nel quartiere. Ah, forse potreste trovarlo in compagnia di qualche prepotente. Beh, in questo caso cercate di essere più convincenti. Beh, e ora andate. Perché vorrei che per l'ora di cena ognuno di voi fosse a casa. Presto. Andiamo, ragazzi. Andiamo. Cucciolo, vieni un po' qui. E tu dove vai? Beh, a cercare Salvatore, no? No, 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 no. Tu vai a casa dalla mammina perché uffa! È tardi. E niente uffa, sai? Ciao, ci vediamo domani. E tu che ci fai qui? Che ci faccio? Sono io che ho scoperto tutto. Tutto che? Beh, ne parleremo dopo. Intanto voi potreste fare un salto al magazzino di nonno Migio. Ci sono già stato io, ma forse non è inutile fare un altro tentativo. Io vi aspetterò di là. Andiamo subito. Piano, piano. Chi va piano? Va sano e va lontano, lo so. No, no. Chi va piano fa una cosa e si riposa. Questo l'ho inventato io. Tu? Io. Piano. Piano! Buonasera, padre Agostino. Buonasera, padre Tobia. Ho sentito che qualcosa non va. Come lo...
Chris. È stata lei. E sei riuscito almeno a rintracciare il ragazzo? No, finora no. Io mi sto chiedendo se non sei... se non siamo stati eccessivamente ottimisti con questi ragazzi. Forse abbiamo fatto troppo presto a concedere a tutti fiducia incondizionata. No, sono assolutamente convinto che la meritano. Anche Salvatore? Beh, non siamo in grado di giudicare, fino a questo momento almeno. Va bene, te lo concedo. E cosa pensi di poter fare adesso? Non lo so. Cercherò di impedire che commetta qualche sciocchezza, se è vero che ha questa intenzione. Proposito encomiabile. Tuttavia, c'è il rischio di fraintendere i nostri compiti e di falsare la nostra missione. Te ne rendi conto? No. Io non sono abituato a fare le cose a metà. Sarò un sacerdote troppo moderno, come pensa qualcuno. Ma se la situazione lo richiede, io dico che bisogna fare piazza pulita delle cautele. L'importante è che si creda nella mia buona fede. Quella non è mai stata in discussione. E allora mi lasci usare i sistemi che preferisco, padre Agostino. Io non potrei sopportare di essere considerato un dispensatore di belle parole. I miei ragazzi sanno che la coerenza si dimostra soltanto alla prova dei fatti. E allora che farai? Tutto quello che potrò, pur di fermarlo in tempo. Bene. Che il Signore ti aiuti. Grazie. Io non capisco. Avevi sempre detto che le polpette non ti piacciono e stasera ti è venuta l'idea delle polpette. Se vuoi le frigo io, nonno. E della zuppa di fagioli che ne facciamo? Ce n'è una pentola piena. Fagioli con le cotiche. Si mangia domani, nonno? Domani c'è la trippa. Ma io mi piglio un accidente, mangio tutte e due. Zuppa di fagioli e trippa, ecco. No! Che ti prendi? È perché... mi hanno detto che questa carne fa male alle persone anziane. Sì, ecco, ci sono troppi grassi. E che mi fanno a me i grassi? Io digerisco le cotiche meglio dei biscotti, figura... No, ti fa male. L'ha detto il macellaio. Digli che cambi il mestiere. Ma figurati se io... Chi è? Chi è? Amici, sono Giacinto, il sacrestano. Ma mi dici perché ti devi nascondere? Poi te lo spiego. Avanti! Buonasera, nonno Migio. Buonasera. Ah, ci sei anche tu. Buonasera, io devo badare qua perché sennò si bruciano. Vi serve qualche cosa? Per Salvatore. Padre Tobia, vorrebbe sapere se l'avete rivisto dopo che lui se n'è andato. Ma che... Salvatore no, non è neanche passato di qui. È sempre in giro che lui... Aglio e prezzemolo. Come? Sì, aglio e prezzemolo. Dunque, dicevo, Salvatore non si è visto. Peperoncino? No, Pepe. Mi dispiace, quando lo vedo lo avvertirò. Cotte al punto giusto. Si vede dal colore. Se vuole favorire. Una magari. Scottaci. Accidemonio. Ti serve qualche cosa, ragazzina? Magari, ma non ce li ho i soldi. Questo mi piacerebbe, me lo fai provare? No, questo no, è venduto. E poi siamo già fuori orario. Però è bello. Sì, vieni. Un'altra volta. Ecco, forse... avrò qualche cosa da regalarti. Davvero? Dici davvero? Sì, una sciarpa, magari un bel paio di guanti. Un'altra volta, Ma quello quanto costa? No, è caro, carissimo, 5.000 lire. E poi è già venduto, te l'ho detto. Un'altra volta, Ma vedo che le piacciono, Una squisita. Però sono un po' pesanti, Davvero? Non si direbbe. Allora... siamo d'accordo,
Io quando viene Salvatore gli dico che l'avete cercato, va bene? Di venire subito da padre Tobia. Anche se tardi. Va bene. No, anche se tardi, sì. Va bene, buonasera. Buonasera, non amico. Buonasera. Buonasera. Quante ne mangiate, nonno? Tre. Tre. Va bene, ho capito. Non siete riusciti a trovarlo. Sì, tornate tutti a casa, ora è tardi. Vedrò io quello che si può fare. Sì, tornate tutti a casa. Sta tranquillo. Va bene, arrivederci. Pronto? Eh sì, Gianni, sono io. Ma certo, non ne dubito. Avete fatto del vostro meglio. No, nemmeno gli altri sono riusciti a trovare Salvatore. E tornate a casa ora, eh? Va bene. Buonanotte. Allora? Il nonno non l'ho mai visto. Oggi. Per forza, Salvatore è coi ladri. E i ladri vanno sempre in giro. Senti, tu torna a casa. Tua madre vi sta cercando. È venuta poco fa a riconsegnare la biancheria. Ma se c'è bisogno di me? No, non c'è bisogno di te. Grazie, Chris. Va bene. Buonanotte, Chris. Allora. Abbiamo perlustrato tutto il quartiere. Siamo stati anche al negozio di sua zia, quella che vende i fiori a Piazza San Lucio. Ma anche lei ha detto che non l'ha visto. Proprio così. Io farei una cosa, padre. Una cosa che naturalmente avrei letto in qualche romanzo giallo. Come l'hai indovinato? Lasciamo andare. Senti, che cosa faresti tu? Andrei sul posto del colpo. Facciamo l'agguato ai ladri. Ci nascondiamo nel giardino della villa. E quando loro arrivano... Io non ho letto romanzi gialli, ma avevo pensato la stessa Davvero? Cosa. Davvero? Ho già fatto chiamare il guardiano della villa. I proprietari sono fuori città e dobbiamo accordarci con lui. Ho capito. Un bel piano organizzato. Noi tutti d'accordo? E il cerchio si chiude. Che si chiuda o no, l'importante è che Salvatore non commetta una sciocchezza. Ma se ci sono i ladri con lui, li dobbiamo mettere KO. Beh, staremo a vedere. Giacinto? Giacinto? Giacinto! Ti senti male? Perché? Allora alzati, dobbiamo fare molte cose. Avanti. Oh, buonasera, Gaspare. Padre, mi avete fatto chiamare? Eh sì, sì, vieni, vieni. Salve, Gaspare. Ciao. Buonasera, Gaspare. Ciao, ciao. Senti, Gaspare, io ho bisogno di un favore. Prego. Siedi. Grazie. Dunque, tu sai chi sono gli scouts? Gli esploratori. Li hai visti qualche volta in divisa? Ah, sì, col cappello grande e i calzoni piccini. Ecco, proprio loro. Vedi, anche noi abbiamo qui un'organizzazione di scouts, di esploratori. E ne faccio parte anch'io e anche Giacinto. Stanotte vorremmo fare un'esercitazione di orientamento al buio. Sì, ecco, dobbiamo esercitarci a trovare la strada giusta di notte. Ah, ho capito. Come quelli che cercano i tartufi. Qualcosa del genere. E noi vorremmo fare questa esercitazione nel giardino di Villa Fiordaliso. No. E naturalmente staremo attento a non fare danni. Una o due ore stanotte. Per me, se c'è lei, padre. Perciò se sentirai delle voci o dei rumori, sei avvertito, siamo noi. Sì, siete voi. Però state attenti a Giulebbe. E chi è? Giulebbe, il cane. E si chiama così. E morde. E come no, ha certi denti così. E se uno non lo conosce, piglia, sa, e azzanna. Ma i padroni lo considerano come un figlio. E va bene, e allora ci terremo alla larga da Giulebbe. E sta davanti la villa? No, di fianco, vicino al vialetto. Ma è legato bene, una corda grossa. Sì, così, è come quella del pozzo. Allora staremo tranquilli. Voglio un sigaro. Beh, se c'è padre. Ma certo. Ecco qui. Grazie, padre. E questa è la chiave del cancello. Ah, bene, grazie.
Oh, e com'è quest'anno il prosciutto? Dolce come al solito. Ah, una specialità. Se venite di giorno invece che di notte. Ah, beh, una volta o l'altra passerò. Bene, buonanotte, padre. Ciao, buonanotte, ragazzi. Buonanotte, ciao, ragazzi. Buonanotte. Grazie. Prego. Ed ora pensiamo a cosa dobbiamo fare. Dunque, la chiameremo Operazione Villa Fiordaliso. Proprio così. E va bene, come vi piace. Poi, tra meno di due ore dobbiamo essere lì. E per fortuna che ci sarà una bella luna. Sono andato a cercare Giacinto. Dorme. L'hai svegliato? Ci ho provato, ma hai voglia a chiamare. L'ho anche tirato per il naso, niente. Forse avrà bevuto troppo vino. No, no, Giacinto non beve alcolici. Senti, Lalo e gli altri sono i loro posti. Sì, li ho visti prima di venire qui. Beh, non perdete di vista l'ingresso della villa. È quasi l'ora. Paura? Io? Io non mi diverto. Magari succedesse qualcosa. Bisogna andare. Allora, il cane è mezzo addormentato. Ha mangiato tutte le polpette col sonnifero. Bravo. Ora vai a prenderlo e portalo vicino al muro. Io avvicino la macchina. Presto, vai. Salvatore, fermati! Sono padre Tobia! Fermati! Salvatore! È proprio freddo. Ci ho messo un pezzo di ghiaccio. Basta così, Rino. Va a casa ora, è molto tardi. Ho telefonato. Ormai i miei sono tranquilli. Un'ora più, un'ora meno. Anche Lalo è andato ad avvertire. Sei sicura che mi faccia bene? Beh, male non ti fa.
E se c'era il veleno in quelle polpette? Sì, a quest'ora altro che impacchi. Saresti già morto. Che? C'era solo del sonnifero. Per questo ti sei addormentato. Ma io sento una cosa qua. Come un peso. È il freddo che ti sei preso in giardino. E comunque togli quell'affare dalla testa e preparati una borsa d'acqua calda. Vado subito. E pensare che io facevo la cura contraria. Ci penso io se vuoi. No, no, un po' di moto gli farà bene. Rino, vai a casa, adesso è tardi. Allora, pensa che non ci sia proprio più nulla da fare. Per Salvatore, voglio dire. Temo proprio di no. L'ho chiamato mentre fuggiva. E non si è fermato. Io però un progetto ce l'avrei. C'è Salvatore qui fuori. Può entrare? Ma certo, subito. Non mi ero sbagliato. Ne valeva la pena. Bentornato, Salvatore. Io non volevo. È stato per il nonno. Lui non lo sa. Ma se non paga i soldi che gli hanno chiesto, lo mandano via dal magazzino. Uno sfratto? Deve dare 100.000 lire. Per gli aumenti, dice. E che c'entra il cane, Giulebbe? Pasquale mi dava i soldi per portarlo via. 10.000 lire. Ma senza far male al cane. Lui poi l'avrebbe riportato alla villa. Che? Credo di capire. Pasquale pensava riconsegnare Giulebbe ai proprietari e si faceva dare una grossa mancia, come se Giulebbe si fosse smarrito e lui l'avesse ritrovato. Chiedeva un compenso per la sua buona volontà. Quello è un criminale raffinato. No, soltanto un imbroglione molto scaltro. Mi ha mandato te perché forse conoscevi il cane e ti potevi avvicinare e addormentarlo con quelle polpette. Giulebbe è in pericolo, lo vogliono uccidere perché voi ci avete visto. L'ho nascosto al magazzino, dal nonno, ma tra poco vedrà Pasquale insieme ad un altro. Bisogna salvare Giulebbe. Proprio così. C'è bisogno, ci pensiamo noi. Levati di qui, tu! Non insistere, amico. Altrimenti potrebbe finire peggio. A volte anche un prete può perdere la pazienza. Giulebbe, penseremo noi a riconsegnarlo e senza ricompensa. Andatevene adesso. E cercate di cambiar vita. C'è sempre tempo. Fuori! Che lezione, padre. Due colpi e li abbiamo messi KO. Proprio così. Sì, ce la siamo cavata abbastanza bene. Stai pensando al nonno, vero? Beh, cercheremo di risolvere anche il suo problema. Giusto oggi un amico ci ha mandato 100.000 lire. A noi, dopo tutto, non servono, no? Mentre a nonno Migio possono essere molto utili. Vieni, dagliele.
Su, su, avanti, Salvatore. Ti aspettiamo domani in palestra. È un pezzo che non ti alleni, sai? Lalo, pensa al cane. Eccomi qui. Appena mi sono sentito meglio, ho pensato che se c'era bisogno di me... Ma certo, certo, ci terrai compagnia durante il ritorno a casa. E i ladri? Già ripartiti, soddisfatti di ogni loro avere. Proprio così. Prima di andare a letto bisogna fare un brindisi, padre. Ah, e perché no? Allora facciamo anche uno spuntino. Dopotutto non abbiamo ancora cenato. Già, già. Ecco, perché non cominci con queste polpette? Chi trova un amico trova un tesoro. Noi siamo i ragazzi più ricchi del mondo. La cosa più importante è non essere solo. Trovare ogni istante uno che ti consigli, che ti porta la mano. Nei momenti belli e brutti di ciascuno. Noi siamo tutti per uno, uno per tutti. Possiedi mille cose le più preziose, ma io ti dico che sei più povero di me, che sei più povero di me se non possiedi un amico. Vi siete divertiti? Sì? E allora arrivederci alla prossima settimana. Ciao!